Siracusa, il porto piccolo. Il porto piccolo si trova nel bacino naturale compreso tra il Ponte Umbertino, il Monte d'Oro, la costa della borgata Santa Lucia in antico Agradina e dalla costa nord di Ortigia. L'attuale bacino, delimitato da due moli forani artificiali costruiti negli anni 30, è ridotto alle dimensioni attuali e insabbiato a causa dei sedimenti scaricati nel tempo dalla palude Siraco e dalle moderne opere di banchinamento. La costa nord, Riviera Dionisio il Grande, dall'attuale monumento ai caduti alle vie Iceta e Cimone, geologicamente è costituita da alte rocce di calcareniti pleistoceniche giallastre, digradanti verso il mare, e fu resa inespugnabile da Dionisio, il quale impiantò numerose cave di estrazione facendo scavare e tagliare verticalmente l'alta falesia fino a 2 metri sopra il livello del mare, oggi 1 metro sotto. In epoca greca arcaica, il bacino portuale, secondo Roberto Mirisola, era molto più ampio ed esteso, compreso e delimitato dalla costa nord di Ortigia e orientativamente seguiva l'attuale linea di costa alta degradante da via Iceta Cimone, attuale via Vincenzo Statella, dove sono stati rinvenuti banchinamenti portuali, via Orto di San Giorgio, incrocio via Piave, Arsenale Greco e Agatocle. L'ingresso era delimitato da due dorsali sommesse, profonde al massimo da 2 a 4-5 metri, erose anche a causa dell'intensa erosione marina e per i numerosi e progressivi movimenti isostatici e sismici avvenuti a partire dal 365 d.C. La dorsale di nord-est era il prolungamento degli scogli lunghi, altrimenti denominati pietra longa, e quella a sud-est, lato Ortigia, è oggi sormontata dal molo Frangifrutti Talete. Sul fondale, a 20 metri di profondità, adiacenti alla dorsale sottomarina, attualmente a circa 8 metri sotto il livello marino, sono stati ritrovati grandi blocchi squadrati dirubati e precipitati dalla sommità della dorsale, forse i ruderi di un antico faro che segnalava la pericolosità della secca affiorante. Le due dorsali in origine, prima della risalita oceanica, erano emerse e con molta probabilità, secondo Vincenzo Bongiovanni, era un piccolo fiordo diventato laguna quando una duna marina, formatosi per il flusso e riflusso ondoso, ne ha ostruito l'imboccatura a nord-est, per poi essere definitivamente superata dall'innalzamento del livello marino.
su entrambe le dorsali, alle estremità delle due secche, vennero edificati moli artificiali antichi. All'epoca, il fondale del mare intorno al Porto Piccolo e in gran parte dell'isola di Ortigia era molto più basso di 3-4 metri e a volte anche 5, come è stato dimostrato dai rilievi archeologici subacquei. La costa di Levante di Ortigia, in epoca dionigiana, era molto più estesa dalla costa Santa Croce e Forte San Giovannello, confermata dagli scavi archeologici Basile 2002 e dai rilievi subacquei eseguiti nel 2005 da Vincenzo Buongiovanni. I sondaggi geognostici effettuati hanno confermato che sulla base rocciosa delle scogliere, oggi sommerse, vi erano banchinamenti e frangiflutti artificiali di protezione dalle mareggiate violente di Grecale e dagli attacchi navali. L'antico Porto Piccolo era formato da due bacini, uno esterno e uno interno, identificato dagli storici come Porto Lacchio. I due porti erano interamente fortificati con moli artificiali interni e con torri munite da micidiali catapulte a torsione, capaci di lanciare a distanza di 200-300 metri dardi incendiari e pietre. Dionisio fece edificare la sua reggia sul Monte d'Oro e con un canale di collegamento tra i due porti separò Ortigia dalla terraferma. Ristrutturò e rese efficienti e operativi i 150 arsenali e cantieri navali antichi del Porto Grande e potenziò gli altri dislocati nel Porto Piccolo, attrezzandoli con oltre 160 capannoni, alcuni dei quali capaci di accogliere contemporaneamente due navi. E rese il Porto Lacchios, chiuso da una porta per il passaggio di una sola nave per volta, capace di ospitare fino a 60 triremi. Nel Porto Piccolo, a nord, all'incrocio tra le vie Arsenale, Agatocle e Piave, sono visibili i resti degli arsenali e sulla costa di nord-est di Ortigia, oggi sommersi, quelli a sud. Il tratto di costa del Talete, che degrada dalla riva verso il largo da metri 1,5, sprofonda repentinamente sul fondale fino a 12 metri circa. E secondo Vincenzo Buongiovanni è l'unico posto da dove era possibile varare la grandissima e famosa nave Siracusa, fatta costruire da Archimede. Il ritrovamento in quel tratto di costa di una vasta giacitura di zavorra, grossi ciottoli di calcare durissimo di basalto, e di granito grigio e tratti di una struttura muraria costituita da blocchi squadrati connessi e in parte dirupati, quasi certamente a causa della furia dei marosi di Grecale, fanno
fanno pensare all'esistenza di una complessa struttura portuale, commerciale, militare e cantieristica estesa fino a via Vittorio Veneto e largo Santa Croce. Nel 1883 Francesco Saverio Cavallari ritrovò resti antichi in filari concentrati nel basso fondale di Ortigia, davanti al demolito Forte Casanova, che era in piazza Cesare Battisti, probabilmente moli di supporto a mura diretti verso nord-nord-ovest, e resti archeologici sui lati del canale sottomarino ora sepolto alla borgata Santa Lucia, dalla quale dovevano partire simili strutture. Il Porto Piccolo, il Monte d'Oro, con lo scavo di nuovi canali e Ortigia resa cittadella, furono interamente modificati e fortificati dagli spagnoli di Carlo V, utilizzando gli antichi piani di posa delle strutture greche.